Salve a tutti, io sono DeLong Gamer e benvenuti nella seconda parte di questo doppio episodio di Pokémon Evolved. Se vi siete persi la prima, è uscita poco fa, quindi correte subito a vederla. Per tutti gli altri, ci aspetta una grande caccia. Il leggendario Yveltal si aggira fra queste montagne, quindi andiamo a catturarlo. Buona visione! Oh, abbiamo roba nuova nella penombra. No, non lenti di ingrandimento, mi dia il cannocchialo. Cos'è? Uno Zweilus? Qua così ad cazzum. Eh sì, perché c'ha due teste, quindi uno Zweilus. E vedo gente che litigano laggiù. Che cacchio è quel casino? Che cosa ci fa un Tilacoleo qua in giro? Oh porco cane, è vero, dimenticavo che siamo nella foresta di Redwood. Potrebbe spawnare qualche Tilacoleo. Ah, aspetta che tiro fuori il fucile. Però lo Zweilus ce lo potremmo anche prendere in effetti, eh. A parte che con la mia squadra il Tilacoleo non ha speranza, siamo onesti. Però c'è il Pidgeot classico incazzato con la vita. E non è un episodio di Ark se non c'è di Pokémon Evolved se non c'è un Pidgeot che mi straccia la minchia. Il Tilacoleo non se la passa bene, infatti è morto malo malo. Non male, hai capito il piccolo Pidgeot? Rompi i coglioni, ma a quanto pare fa fuori anche il Tilacoleo. Non attaccare me, Pidgeot. Pidgeot, facciamo che lo attacchiamo preventivamente. No, guarda che c'ho la squadra un po' incazzata con la vita. Oh mio Dio, mi sa che il Pidgeot... No, ragazzi, non cominciamo a fare i voletti. Ragazzi, non cominciamo a fare... Oh, porca di quella porca, perché? Perché? E chi li rivede più adesso? Chi li rivede più? Ciao ciao, è stato un piacere conoscervi. Mi immagino che prima o poi li rivedremo. Prima o poi. Tornate giù, imbecilli! Perché ho sparato il Pidgeot? Perché non ho sparato io il Pidgeot? Ma che due maroni, Ark. Ma che due maroni. Signor Pyroar, mi resta lei e mi difenderà strenuamente. Ok, ok. Prima o poi torneranno giù, fra 8022 episodi. Oppure li aspetterò insieme all'Italia 1.0 su Ark. Allora... Buongiorno Zweilus, buon salve. Si fa vedere un secondo. Lei è di livello 112, ho visto bene? Sì. Ah, madonna, mi si è girato di colpo. Sto bug della velocità mi fa prendere i peggio colpi. E l'altro l'ho perso. Non ho scherzo. Era da queste parti, ma con la pioggia sto posto diventa veramente scurissimo. E va bene, ci prendiamo quello Zweilus allora. Beh, facciamo una bella cosa. Ciccio, almeno tu cortesemente non sparire e stammi neutrale, cortesemente. Molto gentile. Allora, lei dovrebbe essere lo Zweilus di cui ho bisogno. Livello 112, buon salve. Ok, cazzo quanto è veloce. Bisogna stare attenti quelle due teste, ma le trompi coglioni. Se già una ti rompe le palle, puoi immaginare quando sono due. È anche bello veloce. Au, e legna anche bene. E legna anche tanto bene. Aspetta, allora si va di coso. Oh merda, anche l'altro ci sta attaccando. Non lo vedevo. Chi è chi? A chi devo sparare? Chi è che non devo uccidere? Ok, a questo possiamo ucciderlo tranquillamente. Merda, sono resistentissimi. È tornato giù Gengar. Buongiorno. Ah, perfetto, ci siete tutti e due. Hunter e Gengar mi stanno dando la mano. Bravi ragazzuoli. Per fortuna che ci sono loro, perché mi stanno facendo i peggio culi. Ok. Madonna, mi stanno legnando di brutto. Ok, cerchiamo di fare fuori uno di due e poi fermo la squadra. Perfetto. Buoni tutti. Buoni a cuccia, Anche il Pidgeot. Anche il Pidgeot che deve ovviamente stracciare la minchia così al cazzo. No, che gli ho messo in passivo. Pidgeot, non rompere i coglioni. Ok, il Pidgeot batte in ritirata. E ho perso l'altro signore. Anche l'altro signore sta battendo in ritirata. Mi sa che si stava per addormentare. No, col cacchio. C'hai due teste, ma io ti faccio due culi. Ah, mi sono spaventato tantissimo. Ok, direi che si è addormentato. No, non si è addormentato. Ah, no, adesso dovremmo battere in ritirata. Ma le trompi i coglioni. Né, che non mi scappi. Veloce, Milka, ricarica. Guarda nel fitto della foresta, mi va. Dove cacchio sono andati? No, Amilcar è veloce. Ah, gente che mi attacca da dietro all'improvviso. Porca puttana, chi cavolo è adesso? Beh, non mi dire che è il Pidgeot che è tornato dall'oltretomba. Pidgeot, ma le troppi coglioni. Sapevo che tu eri tornato a stracciare la minchia. E ci sei morto, comunque. Buongiorno, salve. Ah, lei mi è svenuto. Perfetto, il narcotico si vede che ha fatto effetto mentre fuggivano. Maledetto Pidgeot, rompi palle. Ti segno io a stracciare la minchia agli allenatori di Pokémon che stanno lavorando. E anche gli youtuber che stanno registrando. Ok, valta meglio. Buon salve lei invece. Ma dimmi te se ogni episodio di Ark deve essere così traumatico. Ecco qua, si pigli tutta la carnina. Si pigli la droghina. E voilà. Adesso che non sto più combattendo è finita la pioggia. Che culo però che sono tornati sia Gengar che Hunter. Non me l'aspettavo onestamente. Buono, non ci dovrebbe voler tanto per lo Zweilus. E io adesso vedo anche di tornare indietro a recuperare la mia squadra, che sono mezzi dispersi per la foresta. No, vedo già gente qua, salve. Pyroar è stato buono in effetti e non ha rotto le balle a nessuno. Ma per fortuna sia Hunter che Gengar dovrebbero essere sopravvissuti allo scontro. Ed ecco anche la Gengar, ottimo. Ragazzi, venite via con me, perché di quella porca i peggio casini sono successi,
E mi accorgo adesso che l'Icaroc è rimasto indietro. Va bene, tanto dopo devo riscalarmi tutta la montagna per cercare Yveltal. E va bene, a sto punto cerchiamo anche lui. Ma perché mi spariscono i Pokémon? Ma dimmi te. E nel frattempo vedo che Zweilous si è fatto domesticare. Buon salve! Si fazia vedere con tutte le sue 8 milioni di tette. Vabbè, solo due Zwei. Ok, vedete, siete stronzetti voi due, eh? Ma porca di quella porca, c'ho i Pokémon rompicoglioni, ma dimmi te. E avete visto quanto cavolo legnano sti due rompiballe? Ah, ah, ciccio, Haunter, hai rotto le palle, se poi vieni addosso. Qualcuno caga? No, c'ho paura quando la gente caga. Buono, ok, io adesso mi scalo la montagna e resto in attesa finché Yveltal non compare. E voi che fate, ragazzi? Venite con me, restate qua a rompere i coglioni le genti? No, vengono con me, va bene. Wow, 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 beh, porco cane. Non mi aspettavo di trovare questi qui. Cosa, dei Feraligator? Da quando vi hanno giunto? Perché non so mai le cose? Perché di quella porca mica non mi ci mai nulla. Ero tornato indietro per rifornirmi un po' di risorse e per recuperare Oh-Oh, che è sparito. Oh-Oh, lo dico veramente io. Oh-Oh, dove diavolo è finito? Vabbè, sarà qua intorno. E scopro che hanno giunto i Feraligator. Aia, aspetta che li sto distante, che non siano cazzosetti. Si sa mai. Aspetta che ne ho visto anche un secondo. Era da quest'altra parte. Eccolo lì. Eccoli, guarda, in mezzo ci spugli. Cosa fa le cosacce lei? Ma dimmi te. Aspetta! No! Hanno aggiunto anche Girafarig! O Girafarig, chiamatela come volete. Guarda, ma che carina! Madonna, senti, ma è bellissima! Ma no, ma dai, ne voglio 100.000! Ma dai, è pucciosérrima! Ok, una cosa per volta. Questa è di livello 233, non è niente male. 233, niente male. Vediamo sti due simpaticoni qua. Aspetta che non mi tirino una mozzicata su uno dei testicoli di Amilcar, eh. Livello 145 e livello 222. Allora, se mi riuscisse come al solito di farne fuori uno, anche perché sono senza squadra, porca di quella porca, poi me la potrei prendere tranquillamente con l'altro. Buongiorno, vuole del piombo? Oh, oh, si è incazzato. Si è incazzato tanto. No, 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 no. Volemos bene. Tutto sminchiato. Aspetta che il collega non mi ha visto. Sì, il collega mi ha visto. Sì, il collega mi ha visto tanto tanto. No, 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 stia buono. Stia buono, non rompa i maroni. Ah, aspetta che ricarico. Aiuto, 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 aiuto. Ok, cerchiamo di prendere le distanze. Cerchiamo di prendere le distanze così gli posso sparare tranquillamente. Perché non lo manco da distante, si sa mai. No, stia buono. Volemos bene, possiamo essere grandi amici, non è vero mai. Il signor mi vuole mangiare un testicolo, è chiaro? O una natica, a seconda dei casi. Tutti i gusti sono gusti, non giudico. Ok, preso. Porca puttana, sta scappando. Nee, che non scappi. E te lo prendi su per il culo. L'ho pigliato sul culo, veramente. Ma vai. Che gran tiro, Amilcar, che gran tiro. Ah no, è vero, l'hai pigliato su un tallone. Per un secondo pensavo di essere pigliato sul culo. E non in senso buono. E bravo, Amilcar, che mi ha steso il Feraligator. Allora, buongiorno, vuole un po' di carne. Beh, a giudicare da come voleva il culo la natica di Amilcar, direi che il signore mi è molto carnivoro. Ecco qua, una capsulina di troche anche per lei. Buon salve. E si dovrebbe addomesticare molto rapidamente. Nel frattempo, dove mi è finita? Scusi, esimia signorina giraffa? No, no, non mi attaccare alla giraffa. Maledetto Nighthead. No, 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 non volevo sparare a voi. Non volevo sparare a voi. Ma porca di quella porca, volevo difendervi. Vi stavo salvando io. Ok, ce ne sono due, devo capire a chi sparare. Ah, livello 106, livello 2. Sparo a livello 106 chiaramente. Aspetta, non mi piglio una craniata sulle gengive. Ma mi mettete ansia. Ok, adesso che vi riguardo mi mettete un po' d'ansia. Perché non mi arrivi una testata. Volemos bene, volemos bene, volemos bene. Ok, ti sparo, ma volemos bene. Io che quello è tutto sminchiato. Guarda il pigio. Mio, 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 mio. Stia buona, stia buona. Au! Tu ho le testate e io ti sparo sulle gengive. Pidgeot, non rompere i coglioni. Pidgeot, fatti una riga di cazzi tuoi. Ma tu Pidgeot, dammi 2 secondi che sparo alla giraffa. E poi arrivo anche a darti la tua dose quotidiana di piombo. Aia, e tutti come tirano le craniate. Sono una persona sensibile. Pidgeot, sei morto. Pidgeot, sei tanto tanto morto. Ok, na 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 na, che poi mi va in acqua e muore affogata. Pidgeot, porca di quelli per porca. Ah, Pidgeot, è stracciato la minchia. Ok, Pidgeot, dammi 2 secondi che ricarico il fucile, eh. Ti do ancora un colpo, dove sei? Pidgeot, vaffanculo. E un'altra dose di arrivaffanculo. Con un contorno di vaffanculo di nuovo. E per dessert abbiamo ancora un po' di vaffanculo. Direi che a quanto pare ha gradito il signore. Maledetto rompicoglioni. Anzi, mi piglio anche la tua carne. Oh, niente da fare, io e Pidgeot abbiamo un rapporto bruttissimo. Però ho ottenuto della Primate, non è male. Ma dimmi te, altri due Pokémon che non avevo previsto. Oh, la piccolina, ma guardala. Ma guardala, la Girafarig. Ne voglio 100.000, cioè c'ha la coda strana, anzi il culo strano, ma vabbè. Prenda, mangi, gradisca. Vedo che ha gradito anche la Primate. E anche lei una leggerissima dose di troche. Ecco qua. Buono, non mi resta che aspettare che i due signori si addomestichino.
Intanto io vedo di procurarmi un po' di risorse per la parte finale dell'episodio. Ma guarda te, questi due erano previsti. Ninetales, hai stracciato la minchia? No, no, che passavo di qua io. Wee, ti vedo, ti vedo. A quanto pare non in tre. Buon salve. Non compro niente, ma che rottura di maroni. Ma perché tutti mi devono stracciare la minchia? No, non voglio niente. Scusi, sei pucciosa, ma ti sparo. Vecchia puttana, che schifo. Quanto odio qualcosa di sminchiata. C'ho i brividi nella vita vera, vi giuro. C'ho la pelle d'oca. C'ho la pelle d'oca, mi faccio un selfie della pelle d'oca. No, vabbè, lasciamo stare. Schifo. Ma perché? Schifo. E c'ho ancora la pelle d'oca. Sono passato un minuto e mezzo, c'ho ancora tutta la pelle d'oca. Oh, buongiorno, scusi. E abbiamo catturato una girafarig. O girafarig, che dir si voglia. Ma guardila, ma guardila. Cioè, quando ti uccido ti sminchi tutta e mi fai tanto schifo. Ma da viva non sei niente male. Ma che carina. Ma quanti di sei carina, ma sento cielo. Ma porca di quella, perché mi sale la maternità. Ma porco cane. Tu vieni con me che ti adotto. Che poi, scusa, posso cavalcarla. Ma può essere lei. Ok, ho l'inventario iper pesante, che è un problema per sto Pokémon. Ma guardala, ma guardala. Cioè, la vedo solo di culo, eh. Ehi, anche signor Feraligator nel frattempo. Buon salve, come andiamo? Anche lei la vedo un po' incazzato con la vita, giusto un attimino. Ma che scaglie grosse che ha soprattutto. Buono, anche io vedo che il signor Feraligator ci segue. Volevo prendere a craniate qualcuno, anche se non penso che faccia i big danni. Scusi, esimo signor Silveon. Buongiorno, lei che è iperpuccioso. Pigli una craniata, gradisce? No, dimmi te, non gradisce, non gradisce, a quanto pare risponde. No, scusi, mi devo girare. Abbia pazienza che ho l'attacco molto direzionale io. Oh, non è potentissima, mettiamolo, in fin dei conti è una giraffa. E intanto però il signor Silveon me l'ha fatto fuori senza un minimo di rispetto. E mi raccoglie anche un po' di risorse. Carina immortale lei, carina immortale. E ok, dai, diciamo che se non ci sono ulteriori interruzioni possiamo... Porca di quella porca, volevo dire, passare alla parte finale dell'episodio. Pidgeot, Pidgeot. Ma porco di quel cane, dei Pidgeot rompiballe. E poi ti pigli le fucilate, Pidgeot della minchia. Ragazzi, lo faccio fuori io, è una questione di principio. Mi hanno stracciato la minchia, gli dobbiamo far estinguere. Guarda che mi attacca la giraffa. Pidgeot di merda. Pidgeot, porca di quella porca. Muorici quando hai un secondo, cortesemente. Oh, che due maroni. Ma guardate che mi attaccava la povera innocente giraffina, apparentemente sana di mente, ma secondo me assassina nel profondo. Ma dimmi te. E ok, dai, andiamo a prendere questo benedetto Yveltal. Chi viene con me, ragazzi? No? Sì? Ok. Ah, torniamo indietro. E ok, è la mattina successiva, in teoria, in cima a questa montagna dovrebbe essere il punto in cui di solito spawna Yveltal. Sperenben. Oh, Sperenben proprio. No, non è che mi ha già individuato. Guardalo. Guarda che... Oh mio Dio, io dovrei tentare di addomesticare Yveltal dalla cima di questa montagna, ma scherziamo? È praticamente un sentierino. Che faccio? Che faccio? Oh, vabbè, al diavolo. Al diavolo, buongiorno. Buongiorno, secondo me si incazza un pochettino. Secondo me si incazza un pochettino, aiuto. Merda, 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 merda. Ah, porco cane, per fortuna che, sbatte sulle rocce, quindi non riesce a pigliarmi. Ah, ok, come non detto, riesce a pigliarmi molto bene invece. Molto, molto bene. Mi sta fermo un secondo che c'ho anche il sole sugli occhi. Perché non mi butta di sotto? Ok, ok, piano, piano, devo riuscire a schivare i suoi attacchi. Preso. Perfetto, devo solo... Quando lui attacca devo passargli sotto. In teoria riesco a schivarglieli. Ah, ok, ok, preso di nuovo. Perfetto, perfetto. Merda, merda, mi è sempre sopra, mi mette ansia. Au! Ma le troppi coglioni. Non riesco neanche a vederlo. Vi giuro, non riesco neanche a vederlo con sto sole sugli occhi. Ok, ok, ce la stiamo facendo pian pianino. Buono, Yveltal, buono. Yveltal, merda, mancato. Aspetta, aspetta, preso. Sulla coda, ma preso. Ok, 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 riuscite a pigliarlo in pieno volto, non sarebbe male. No, sta tentando la fuga, sta tentando la fuga. Forse lo pigliamo. Ok, 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 aspetta, aspetta, sta scendendo. Sta scendendo, che sta facendo? Perché sta scendendo? Si è fermato lassù, non so cosa sta succedendo. Dove stai andando, Yveltal? Dove stai andando? Preso! Preso! Perfetto! Oh mio Dio! Oh! Si è fermato di colpo mentre fuggiva. Guarda dove cavolo mi sei svenuto. In culolandia mi sei svenuto, Yveltal. Ma porca di quella porca. Ok, non è male, non è male. Qui non ci dovrebbe rompere neanche le balle nessuno. È un po' un punto di merda e c'ho il sole sugli occhi. Però, scusi, mi faccia del suo inventario, buon salve. Buono, buono, sì, prenda tutta la carnina. Tutta, tutta, tutta. Bravo, signor Yveltal. E ovviamente la classica dose di trocche, così si addomestica prima. Ok, non male, non male. Siamo riusciti intanto a stendere Yveltal. L'addomesticamento non dovrebbe richiederci più di tanto tempo. La parte più difficile quantomeno è fatta. Bellissimo. È bellissimo. Beh, ci posso tipo salire sopra di prepotenza? No, Ark, dai, dammi un po' di speranza. Ok, ok, si è domesticato. Buongiorno. Buon salve.
Si fa a vedere tutto. Scusi, che ho tolto l'HUD. Oh mio Dio, quanto è bello. No, scusi, si faccia vedere. No, vabbè, ma dai. Questo ce lo testiamo subito. Evil, ti testo subito. No, non svolazzarmi in giro. Ciccio, vieni qua, perché rimetto l'HUD che non vedo una... un cavolo di niente. Ah, scivolo. Scivolo. Evil, sono scivolato. Mi vieni a prendere. Ciao, Ciccio. No, pop in giù. Vediamo, vediamo. Vieni, vieni. Bravo, Evil. Bravo, Evil. Oh, 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 oh. Buongiorno. Non male, ci siamo anche presi, signor Iveltal. Guarda che spettacolo. No, vabbè, con questo spacchiamo i sonori culi e le genti del luogo. Anzi, andiamo a spaccare i sonori culi e le genti del luogo. E un altro leggendario entra a far parte della nostra squadra di Pokémon, fantastico. Oh, per inciso, adesso i Tyrantrum sono diventati cazzosi. Se li passi in parte, si incazzano come dovrebbe essere. Guardali, infatti, come sono incazzati con la vita e legnano tutti. No, Tyrantrum, fai il bravo. E il signor Iveltal dovrebbe legnarlo e farlo fuori senza troppi problemi. Ed ecco che ci è andato giù il Tyrantrum livello 15. Non male, non male. Riusciamo anche a raccogliere un bel po' di risorse. E bisogna dire che è anche abbastanza veloce. Porco cane. Questa è una validissima aggiunta alla nostra squadra. Aspetta che non vado a pigliarmi gli alberi sulle gengive, eh. Toh, guarda il classico Pidgeot rompicoglioni. Vediamo se il Pidgeot mi rompi le balle anche a Iveltal. Porca di quella porca. Vediamo un po', sono curioso. Le grandi battagliere. Solo che stavolta, dato che lo comando io, Iveltal, non finiscono come al solito in paradiso. E anche il Pidgeot ci è morto in pochi colpi. E ci ha dato anche la marea di risorse. Non male, non male, Iveltal, già ti adoro. Buono, ed ecco qua che c'è il resto della nostra squadra di Pokémon che abbiamo catturato in questo episodio. Tutti qua tranquilli, tranquilli e pacifici loro. E ok, dai, bisogna dire che in questo doppio episodio abbiamo veramente catturato una marea di Pokémon. La nostra squadra è aumentata considerevolmente di numero. Ma... anche per questo episodio di Pokémon Evolve è tutto. Lasciate un mi piace per continuare la serie. Condividete i video per aiutare il canale a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!